Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Cari ascoltatori di Radio Laghi, ben trovati per una nuova puntata di Zona Sport. Come ho già fatto in passato, anche oggi voglio parlarvi di un libro uscito da poco in tutta Italia e che racconta la carriera di Alex Zanardi, pilota di successo e ora atleta paralimpico di handbike, specialità in cui ha vinto 3 medaglie alle Paralimpiadi di Londra della scorsa estate. Il libro si intitola Sulle strade di Alex, è pubblicato dalla casa editrice Editori Internazionali Riuniti ed è stato scritto da Andrea Corti, giovane giornalista romano che ho il piacere di avere in collegamento telefonico. Ciao Andrea e benvenuto a Zona Sport. Ciao Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sulle strade di Alex ripercorre tutta la carriera di Alex Zanardi, passando anche per alcuni momenti della sua vita che lo hanno particolarmente segnato. Cosa ti ha spinto, Andrea, a scrivere un libro su di lui e perché proprio in questo periodo? L'idea nasce dopo le Paralimpiadi di Londra, in cui Zanardi si è imposto nella disciplina del handbike. Il personaggio di Zanardi l'ho sempre ammirato sin dai tempi della Formula 1, quando stava sia con la Jordan che con la Williams, quando ha avuto un periodo abbastanza sfortunato. E soprattutto quando in America è riuscito a vincere 2 campionati come quelli dell'IndyCar, che sono molto importanti in quella zona, insomma. Dopo l'incidente ha avuto questa seconda vita sportiva che mi ha sempre affascinato, vedere la sua forza interiore che lo ha spinto a non arrendersi agli eventi, ecco. Penso che la figura di Zanardi sia un buon esempio per tutti. Un personaggio come lui è molto positivo, ecco. Una mosca bianca in un mondo invece dominato dal doping, in cui insomma mancano personaggi positivi. Andrea, da appassionato di sport, quali sono i momenti della sua vita che ti hanno emozionato di più? Beh, sicuramente il negativo è quello dell'incidente, perché come penso tutti sappiamo lui ha avuto un incidente nel 2001 in cui ha perso entrambe le gambe. Da questo incidente lui ha saputo risollevarsi alla grande e 2 anni dopo questo incidente è riuscito a terminare quella gara che non era riuscito a terminare nel 2001. Cioè lui è riuscito a risalire in macchina nemmeno 2 anni dopo l'incidente per finire quel circuito in cui aveva perso le gambe, per cui questo fa capire la forza interiore di questo grande personaggio. Andrea, leggendo il libro, tra le varie tappe che hanno contraddistinto la carriera di Alex Zanardi, mi sono emozionato particolarmente quando hai parlato del suo ritorno ufficiale di Alex nelle corse avvenuto nel marzo 2004 a Monza. È un episodio che ricordo bene visto che io stesso ero presente. Secondo me è una conferma, come hai detto giustamente tu, della sua forza interiore, visto che erano passati pochissimi anni tutto sommato dall'incidente che lo aveva segnato profondamente. Sei d'accordo anche tu? Beh, assolutamente sì, nel senso un pilota che ha un incidente del genere ha la forza morale di reagire ad un qualcosa a cui molti sarebbero stati completamente distrutti, è veramente un qualcosa di particolare che a mio avviso meritava di essere raccontato nello specifico. E poi vedere insomma come lui è riuscito anche a riproporsi in un'altra disciplina completamente diversa da quella in cui negli anni 90 aveva primeggiato in Italia e nel mondo, insomma è stato un qualcosa di molto particolare, nel senso non ce ne sono molti di esempi del genere nel mondo dello sport in cui un personaggio riesce ad imporsi in 2 discipline e soprattutto in 2 periodi completamente diversi della sua vita. E per questo infatti che il libro si chiama Sulle strade di Alex, le 2 vite di Alessandro Zanardi, perché sono esattamente le sue 2 vite sportive, prima dell'incidente e quella che è venuta dopo l'incidente, che lo ha portato ad essere un grandissimo, ad essere un campione olimpico addirittura anche in un altro sport, nonostante sia tornato nel mondo delle corse con il campionato di turismo. Addirittura lui è tornato anche a guidare una Formula 1 in un test con la BMW. Insomma, stiamo parlando di un personaggio clamorosamente positivo per quanto mi riguarda. C'è una frase che mi ha colpito soprattutto nell'introduzione che hai scritto tu: ripercorrere le strade di Alex significa intraprendere un viaggio. Per te com'è stato farlo da scrittore? Beh, sicuramente è stato molto stimolante. È stato molto interessante sia approfondire che comunque ripercorrere scrivendo quella che è stata la sua carriera, insomma, e la sua vicenda umana. Andrea, quando decidi di scrivere un libro su qualcuno devi conoscere a fondo quella persona e spesso l'opinione che si ha di lui o di lei può cambiare nel tempo. Nel tuo caso, l'Alex Zanardi che hai scoperto piano piano scrivendo il libro è diverso dall'idea che avevi di lui all'inizio? Sicuramente anche vedendolo a livello televisivo, perché lui adesso sta diventando anche un personaggio importante anche a livello mediatico, più o meno insomma si capiva, almeno io percepivo il suo essere positivo come personaggio, insomma, però andando a capire esattamente nello specifico quella che è stata la sua vicenda si fa veramente capire che tipo di personaggio abbiamo davanti, insomma.
Andrea, parliamo un attimo di te. Tu sei un giornalista, collabori con varie testate, soprattutto online, e questo è il tuo secondo libro dopo Il maledetto Zeman, uscito un anno fa. Quando e come è nata la tua passione per la scrittura? La scrittura ce l'ho sempre avuta, nel senso che sin da quando ero, insomma, molto piccolo ho sempre scritto, e poi ovviamente essendo lo sport una delle mie principali passioni, soprattutto il calcio e l'automobilismo, ovviamente poter approfondire delle tematiche a me care attraverso appunto la stesura di quelli che sono saggi sportivi, ma che in realtà sono dei veri e propri romanzi d'avventura per quanto riguarda sia Zanardi ma anche Zeman, che comunque è un personaggio a mio avviso assolutamente degno di nota, è sicuramente un qualcosa di molto bello per me. Hai intenzione di scrivere altri libri nel prossimo futuro, e se sì, su quali storie ti concentrerai? Sì, l'idea di fare altri libri assolutamente la sto valutando, non c'è ancora un progetto compiuto perché voglio ben capire su che appunto puntare l'obiettivo questa volta. Soprattutto vorrei comunque proseguire sulla scia di questi due grandi personaggi che ho analizzato attraverso i miei libri, che non sono solamente due personaggi del mondo dello sport, ma che hanno una certa valenza anche nel mondo dell'etica, perché stiamo parlando di due grandissimi personaggi che hanno saputo imporsi non solamente per loro sportive, e questo è molto importante a mio avviso. Ti faccio un'ultima domanda, Andrea. Come ho detto prima, so che collabori con varie testate. Il giornalismo come professione è cambiato molto negli ultimi anni per la crisi che ha investito l'editoria. Tu che fai questo lavoro da alcuni anni, come lo vedi dall'interno? Come dicevi tu, purtroppo il giornalismo è in crisi, come è in crisi il mondo editoria, tantissimi altri universi della realtà economica italiana e mondiale. Purtroppo non ci sono più le certezze che potevano avere le generazioni precedenti, questo è ovvio, però speriamo che in futuro la considerazione generale del giornalista possa tornare a essere quella di una volta, cosa che adesso invece non accade purtroppo. Andrea, io ti ringrazio per aver partecipato a Zona Sport, ti ringrazio per la tua disponibilità e spero che il tuo libro, che ricordo si chiama Sulle strade di Alex, abbia grande successo, e se presto ne uscirà un altro sarai ovviamente il benvenuto qualora vorrai sulle frequenze di Radio Laghi per parlarne e presentarlo. Grazie ancora e in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, Roberto, ti ringrazio e auguro una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che potete rimanere aggiornati sulle puntate di Zona Sport mettendo mi piace alla pagina Facebook della trasmissione, che trovate cercando Zona Sport Radio. La puntata di oggi sarà presto disponibile anche sul canale ufficiale YouTube Zona Sport in Blu, dove trovate anche tutte quelle andate in onda finora. Non mi resta che ringraziarvi per averci seguito anche oggi. Da Roberto Dallabella un saluto e arrivederci alla prossima puntata.